Inizia con un pareggio a reti bianche il 2019 di Pineto e Francavilla. La Befana porta in dono alle due cugine adriatiche un solo punticino che in chiave classifica non accontenta nessuno. Assenze pesanti dall'una e dall'altra parte. Marianeschi e Palumbo saranno fermi ai box per circa un mese. Nelle fila ospiti assente anche Cafiero. Speculari i moduli, entrambi i tecnici scelgono il 4-3-3. Amaulo preferisce l'esperienza di Remo Amadio tra i pali e recupera Della Quercia, Pepe e Pietrantonio in difesa e Stefano Amadio in mediana. Racchini schiera il tridente con l'ex Mancini, Dos Santos e Montagnoli, con Banegas che parte dalla panchina. Primo tempo avaro di emozioni, in avvio è il Pineto a creare i maggiori pericoli, un giro di lancette e sugli sviluppi del primo corner della gara Tomassini di testa spedisce al lato. Dopo 10 minuti sono ancora i locali a farsi vedere, sempre da calcio piazzato. Questa volta su punizione il sinistro di Pietrantonio chiama alla parata in tuffo Spataro. Ma è l'equilibrio tra le due compagini a regnare in campo, con le formazioni che si annullano a vicenda senza riuscire ad essere incisive negli ultimi 16 metri. Nel finale di un classico primo tempo post festività, il Francavilla recrimina per un tocco con il braccio di Amadio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Più vivace la ripresa che si apre con l'occasionissima per Tomassini al sesto, intuizione di Della Quercia che sorprende la difesa giallorossa mettendo Tomassini a tu per tu con Spataro, ma l'attaccante apre troppo d'esterno con la sfera che esce di un soffio. Mani nei capelli per i biancazzurri che ci riprovano al 13° con Esposito, ma Bosco si frappone con efficacia. Racchini getta nella mischia anche Banegas nel tentativo di portare maggiore vivacità in avanti, ma ne viene fuori solo una conclusione telefonata che al 28° è preda di Amadio. Anche Amaulo prova a cambiare qualcosa per cercare di sbloccare una gara tatticamente bloccata tra due formazioni che non riescono a trovare la zampata vincente. Spazio a Fratangelo, Mazzei e Cruz per Ciarcelluti, Pietrantonio e Tomassini. E proprio dall'affondo di Fratangelo al 32° nasce l'occasione per Esposito che Nazzari neutralizza in corner, poi la girata sotto misura dell'ex Cruz che saggia i riflessi di un attento Spataro. L'ultima emozione in pieno recupero, prima Cruz e poi Festa, tentano senza fortuna l'ultimo assalto. Le due squadre restano così separate da 2 punti in classifica, mentre al Pineto non riesce il sorpasso alla San Giustese, in attesa di tornare nuovamente in campo sabato con i biancazzurri che andranno a far visita al Matelica e i giallorossi che ospiteranno al Valle Anzuca un rinnovato Campobasso. Mister Racchini, il 2019 del Francavilla inizia con un pareggio, è l'ottavo risultato utile consecutivo per una formazione che è in ripresa, anche se abbiamo visto un primo tempo bruttino. È stata una partita dura, equilibrata, contro una squadra che sapevamo forte, e quindi diciamo che alla fine ne è uscito fuori un pareggio, secondo me giusto. Per le occasioni che ci sono state, ne ha avuta una il Pineto, una dubbia su una punizione laterale nostra, quindi alla fine penso un risultato giusto, ripeto, fra due squadre secondo me attrezzate. In effetti c'è stato molto equilibrio in campo, forse le due squadre si sono annullate un po' a vicenda, siete mancati un pochettino negli ultimi 16 metri. Sì, allora l'unica cosa che posso rimproverare alla squadra è quella cosa lì, negli ultimi 16 metri sì, c'è mancato qualcosa, l'ultimo guizzo, l'ultimo passaggio e di conseguenza il gol non è arrivato, però abbiamo fatto una partita maschia come piace a me, a lottare su tutti i palloni, anche perché se non lotti contro un Pineto così difficilmente ne esci con un risultato positivo. Il Francavilla arrivava a questa partita con delle assenze importanti, Banegas non era al top, abbiamo visto, è entrato soltanto nel corso della ripresa, Cafiero forse potrà essere recuperato per la prossima partita, sicuramente non Palumbo. No, Palumbo è un infortunio grave, Cafiero speriamo di recuperarlo per sabato con il Campobasso. Sono giocatori importanti, però questo è un gruppo di ragazzi che continua a dire da luglio sta sul pezzo, tutti e 23-24, e nei momenti in cui vengono chiamati danno sempre il massimo e poi di conseguenza poi ne esce fuori che riesce a fare bene dappertutto. Mister Amaulo, adesso si continuerà domenica prossima con un'altra partita importante perché il Pineto andrà a Matelica, anzi innanzitutto si giocherà sabato o domenica? No. Penso sabato, perché poi il Matelica ha chiesto sempre l'anticipo il sabato con i turni intrasettimanali, quindi noi
saremo d'accordo. Adesso aspettiamo un po' qualche comunicazione dall'altra parte e ci aspetta un'altra partita difficile con il Matelica, però tanto adesso, come ho detto nelle varie volte il girone è andata, il campionato vero è proprio iniziato adesso in poi. Si comincia a giocare per gli obiettivi, chi per la vittoria, chi per i playoff, chi per la salvezza, quindi ogni domenica sarà battaglia, i punti saranno pesantissimi, però andiamo avanti di partita in partita. Importante che la squadra continui a fare prestazioni buone, anzi anche migliorarle, quindi, perché poi le prestazioni tante volte ha bisogno anche di un'interpretazione importante e decisiva in qualche situazione. Mancherà Marianeschi per almeno un mese, perché sembra che l'infortunio sia un po' più grave del previsto, mister. Sì, purtroppo far meno ancora qualche partita di Marianeschi, però poi abbiamo altri giocatori in organico, quindi penso che possiamo sopperire alla sua mancanza come abbiamo fatto oggi, perché tutti hanno fatto una buona prestazione e mi auguro che continuino a farla tutti quanti, in attesa di recuperare qualche giocatore importante come Marianeschi e qualche altro che ancora non ha la condizione migliore per una preparazione che richiede per una parte di campionato così difficile.